Il sindacato di polizia COISP, attraverso il segretario generale Domenico Pianese, ha espresso indignazione e preoccupazione per i gravi episodi che stanno avvenendo sui social network, dove un video mostra un individuo che incita pubblicamente all'assassinio di un poliziotto attualmente ricoverato all'ospedale di Crotone e alla violenza contro i suoi familiari. Pianese ha dichiarato che tali comportamenti costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica e sono inaccettabili, chiedendo all'autorità giudiziaria di perseguire legalmente il responsabile e di attuare immediatamente misure di protezione per il vice ispettore e tutta la sua famiglia. Questi atti, incitando alla violenza, devono essere puniti con fermezza per garantire la sicurezza delle forze dell'ordine e per evitare che chi difende la legalità diventi vittima di attacchi e minacce. Volevo dire una cosa a questi parenti, io penso che ci arriverà qualcosa a loro. A Crotone. Questo poliziotto che è in ospedale non è in fin di vita, è vivo, arrestato vivo con triple lesioni e alla testa pure, ma è vivo. Parente, amici, cugine, aspettatelo quando esce davanti all'ospedale, aspettatelo quando esce davanti all'ospedale e se un baffiato all'ospedale e dice tutto in casa. Appena non c'è nulla, ammazzatelo! Ammazzatelo! Perché stai soffrendo tutto. State soffrendo tutto, ammazzatelo, picciotte. A Ido, a sua moglie, i suoi figli e a tutti chi di sua casata. Tutta la famiglia, sterminatela tutta! Perché lo fanno bene quando è, si taglia là, tutto razzo, non sulla mano, tutto razzo. Pianese ha concluso ribadendo che la sicurezza e l'integrità delle forze dell'ordine devono essere difese con ogni mezzo possibile e attuabile.